Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Speciale Elezioni. Torniamo ad occuparci delle regionali in Abruzzo questa sera e dopodomani vi proporremo i confronti tra i candidati nelle liste della circoscrizione di Chieti. Sei liste in questa prima trasmissione, altre sei giovedì. Le liste sono sei per ciascuno dei candidati presidenti, Marsiglio e D'Amico, e pertanto ne abbiamo invitati tre per coalizione di candidati in ciascuna delle nostre trasmissioni. Iniziamo con il primo confronto. Come al solito farò la stessa domanda a tutti i candidati e poi avranno due minuti di tempo per rispondere. In campo largo vediamo tutti presenti nei nostri studi che hanno accolto il nostro invito e li presenteremo man mano, così guadagniamo tempo già con la prima domanda. Buonasera Silvio Paolucci, capogruppo uscente del Partito Democratico, candidato in provincia di Chieti per il PD. Buonasera. Un saluto a tutti, buonasera. Allora, Paolucci, peraltro ecco, non posso non chiederle di commentare anche il risultato in Sardegna di queste ultime ore. Insomma, per la prima domanda, che sarebbe comunque stata inerente al clima di questa campagna elettorale in Abruzzo, non possiamo più da questa trasmissione parlare di sondaggi, ma peraltro anche lei che ne ha fatte tante, le chiedo che tipo di campagna elettorale sta facendo lei personalmente, il Partito Democratico, e che genere di riscontri si hanno da parte degli elettori. In Abruzzo non è stato mai rieletto un presidente della regione, e voi pensate che sarà così anche questa volta? Sì, anche il risultato di questa notte in Sardegna ci fa sperare verso quella direzione. I mesi, le settimane di questa campagna elettorale, quello che abbiamo potuto percepire è un consenso crescente a favore di D'Amico e le liste che lo sostengono, e un consenso che al contrario decresce per il presidente uscente Marsiglio. Tra i temi più rilevanti di questa campagna elettorale penso che abbiamo avuto modo di constatare che il tema della sanità e qualche altro ovviamente molto molto significativo siano sicuramente una priorità per le persone. Una sanità sempre più privatizzata, dove per privatizzata, insisto, è la necessità da parte dei cittadini di ricorrere al portafoglio per avere una prestazione. 25.000 prestazioni ospedaliere in meno in questi 4 anni e mezzo, tantissime lunghe file d'attesa costituiscono sicuramente l'argomento principale. È il timore, aggiungo io, fondato dei cittadini che con l'autonomia differenziata a cui Marsiglio, il governo Meloni, ha dato l'assenso, il rischio di un'ulteriore privatizzazione, dunque rinuncia alle cure per chi non può permetterselo, è ancora più consistente. Sta facendo davvero molta paura alle comunità e credo che il voto a D'Amico intanto sia in direzione di revocare immediatamente l'11 di marzo l'assenso per l'autonomia differenziata, che sarà catastrofico per quanto riguarda la nostra regione, in particolar modo per la sanità. E poi tantissimi altri temi, a partire da quelli legati al lavoro, quelli relativi al settore dell'economia o all'agricoltura, il turismo, la promozione del territorio, la mancanza di infrastrutture è un atto di accusa che ci è stato rivolto al governo regionale, come regione, anche da ultimo dall'amministratore delegato di Stellantis quando è venuto in Val di Sangro. Grazie Paolucci. Reduce da tante campagne elettorali anche lui, Mauro Febbo, buonasera, buonasera. Capogruppo uscente anche lui di Forza Italia. A lui invece chiedo insomma, quali sono le fondate speranze e le fondate eventualità che si possa arrivare ad una conferma di Marsiglio e della sua coalizione. Che aria tira in questa campagna elettorale? Che cosa percepisce negli orientamenti degli abruzzesi, Febbo? Intanto buonasera a tutti. Ma si percepisce i 5 anni di buon governo, i 5 anni di un governo che solido, mai in consiglio regionale, mai in qualunque azione è stata condotta, ci sono state divergenze, sempre pieno sostegno all'azione di governo, all'azione del consiglio regionale, e questo ha permesso anche di fare cose importanti che i cittadini percepiscono, e per cui mi sembra che la campagna elettorale vada verso quella direzione di una riconferma, peraltro importante, perché questa volta saremo per la prima volta un governo
che si ripropone, viene rieletto, che ha scritto e andrà a gestire le ingenti risorse europee che ci sono, e nazionali che ci sono state assegnate. Anche questo è un risultato importante, un successo che chiaramente di cui le opposizioni, giustamente dal loro punto di vista, non vogliono parlare, ma se vediamo i numeri e le cifre dell'assegnazione dei fondi nazionali ed europei, c'è la dimostrazione del buon governo sul famoso master plan, il fondo sviluppo e coesione. Chi ci ha governato prima ha preso soli 750 milioni, noi abbiamo avuto 1 miliardo e 250 sui fondi europei, sull'FSE da 148 milioni di euro della vecchia programmazione siamo passati a 440 milioni di euro, cioè tre volte l'importo. Per il FERS, sviluppo economico, passiamo da 327 milioni addirittura a 680 milioni di euro. A tutte queste cifre con il PNRR assommano alla bellezza di 4 miliardi di euro, somme che abbiamo destinato alle infrastrutture, abbiamo destinato al lavoro, abbiamo destinato al sociale, abbiamo destinato alla sanità. Io credo che insomma, chi ci ha preceduto non possa e non abbia la cognizione di come ha lasciato la sanità prima e di quel che invece è stato fatto. Peraltro dopo 30 mesi di pandemia, non dimentichiamo che quando si parla di queste liste di attesa, che sicuramente ci sono, che è sicuramente un problema che va risolto, non dimentichiamo che è un problema nazionale, se non oltre nazionale, che stiamo recuperando brillantemente con dati e numeri importanti, con percentuali importanti, quei 30 mesi che purtroppo hanno condizionato la sanità abruzzese, nazionale e mondiale. Bene, poi farò una domanda ancora specifica sulla sanità, quindi non vi preoccupate, su questo tema torneremo volentieri. Camillo D'Alessandro, buonasera. Buonasera. Anche buonasera lui, molto noto dalla politica regionale, qui nelle vesti di coordinatore non candidato della lista Riformisti e Civici. Intanto ecco, l'occasione è quella di presentare questa lista, i suoi candidati, anche la sua collocazione, che è a sostegno del candidato presidente della regione Luciano D'Amico. Sì, grazie direttore, buonasera a tutti. Abbiamo dato una mano, perché secondo me in politica innanzitutto si dà una mano, e l'abbiamo fatto mettendo in campo una lista dei Riformisti e Civici di un'area che nasce dall'iniziativa di Italia Viva, che nasce dall'iniziativa dei socialisti, ma dei tanti civici che sono candidati nella nostra lista e che hanno un obiettivo comune: i problemi non si urlano ma si risolvono. In due categorie si può dividere la politica degli ultimi tempi: quelli che urlano i problemi e che non si occupano di risolvere, altrimenti finirebbe immediatamente il palcoscenico sul quale urlare, e quelli che invece si danno da fare per risolvere i problemi. E nella nostra lista ci sono tutte professionalità che vengono dal mondo della sanità piuttosto che dell'amministrazione pubblica, che possono dare una mano alla regione e soprattutto possono aiutare a svelare quello che è accaduto in questi anni. Una grande bugia fatta di roboanti parole che però si scontra con la vita reale dei cittadini. La vita reale dei cittadini è fatta ogni giorno quando si svegliano e vanno al CUP e gli dicono di ripassare tra un anno e mezzo, tra un anno, o al massimo di pagare il giorno dopo con i servizi intramegna piuttosto che andare alla sanità privata in Abruzzo o in Italia. È fatta tutti i giorni quando i cittadini, non potendosi curare, rinunciano alle cure. È fatta tutti i giorni quando si devono spostare nella nostra regione e non hanno un trasporto pubblico adeguato, e lo hanno anche eccessivamente costoso. Con D'Amico abbiamo concepito la proposta del trasporto pubblico locale gratis, perché è possibile. Mi dicevano quando ero in regione che non era possibile fare la società unica dei trasporti. L'abbiamo fatta, l'abbiamo realizzata, non a caso con D'Amico. Oggi c'è un ulteriore pezzo della riforma: garantire a studenti, lavoratori e pensionati la possibilità di girare l'Abruzzo, di muoversi in Abruzzo gratis. Ed è solo l'inizio della rivoluzione che faremo in regione nei prossimi mesi. In questa competizione elettorale ci sono, come è avvenuto già in passato, le cosiddette liste del presidente, cioè liste che hanno soprattutto presenza di amministratori insomma, di personalità che sono un po' al di fuori dei partiti, i loro protagonisti. Salutiamo e ringraziamo per la lista Marsilio presidente Antonio Luciani, buonasera. Buonasera a tutti. Sindaco di Francavilla al Mare e appunto candidato
candidato per questa lista. Ecco, che cosa sta percependo lei di questa campagna elettorale, dei temi? Chi l'ha preceduta ha parlato molto di sanità, ma ci sono anche molti argomenti che sono al centro delle domande dei cittadini e delle risposte di voi candidati. Beh, intanto, come sai, sono la prima candidatura in regione, la mia esperienza arriva dall'amministrazione di un territorio, quello della mia città di Francavilla al Mare, che ho amministrato dal 2011 al 2021, qualcuno dice bene, qualcun altro male, ma insomma sono qui per mettere a frutto quell'esperienza, perché mi viene richiesto questo dai miei cittadini. Dicevo, ho avviato una fase d'ascolto e sinceramente, sentendo i miei colleghi, questa narrazione, nel centro-sinistra brillava tutto, nel governo di centro-sinistra, nel centro-destra va male tutto, il contrario, non mi ha mai appassionato, perché in verità in questa regione c'è poco da vantarsi dei governi precedenti, che sono stati sempre puntualmente bocciati nelle elezioni successive, c'è sempre stato il ricambio per demerito di chi governava, questa è la verità che ci dobbiamo raccontare. Oggi per la prima volta invece siamo di fronte a un'amministrazione che, nonostante i notevoli problemi che ha dovuto affrontare, pandemia tra tutti, è riuscita a far conquistare all'Abruzzo una posizione di rispetto e di importanza. E per la prima volta, io sono certo, siamo di fronte a un'amministrazione regionale che verrà assolutamente riconfermata, e questo sento nel racconto degli abruzzesi. Però anche qui bisogna non cullarsi sugli allori, non pensare che è stato fatto bene, siamo bravissimi, tutto va nel migliore dei modi. Tante sono le aree di intervento da migliorare, tanti sono i percorsi ancora da compiere, e quindi anche la mia presenza e la presenza di altri civici come me sta a significare che si vuole partecipare per rinforzare questa squadra di governo. Siamo qui per questo. Poi vedremo il 10 marzo cosa diranno i cittadini. Grazie. Per la lista Abruzzo Insieme d'Amico, Presidente, appunto la lista diciamo del Presidente candidato Luciano D'Amico, è in studio con noi Manuel Pantalone, buonasera. Buonasera, Assessore, direttore. Al Comune di Chieti, anch'egli insomma ormai nel culmine di una campagna elettorale, di qui a 10 giorni si voterà, ecco, che tipo di feedback sta avendo lei in questi incontri con i cittadini quotidiani, insomma anche sui temi e sulle problematiche che vi vengono poste, che clima si respira? Un clima molto positivo e di fiducia rispetto alla volontà, una volontà forte di cambiamento che si evince nei 104 comuni della nostra provincia, che rivendicano una centralità nella programmazione regionale. Noi siamo convinti di poter portare dall'11 di marzo in regione quella visione civica che abbiamo messo in campo nella città di Chieti in questi 3 anni, e come componente civica tanti sono stati i risultati che abbiamo concretizzato. Abbiamo incrementato gli incassi della tassa di soggiorno, il che significa che abbiamo più che raddoppiato le presenze in città, abbiamo puntato sugli eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale, abbiamo puntato sul rilancio concreto e fattivo dell'economia. L'Abruzzo ha bisogno di questo, il territorio della nostra provincia ha bisogno di essere posto nuovamente al centro della programmazione regionale. C'è bisogno di una visione turistica integrata che sappia, attraverso gli investimenti e le infrastrutture, valorizzare in maniera concreta lo straordinario patrimonio di bellezze culturali, marittime, sciistiche, religiose e paesaggistiche di cui il nostro territorio è assoluto protagonista. Ma valorizzarlo significa non limitarsi a iniziative spot, ma a creare un sistema che sappia davvero attrarre investitori e imprenditori e implementare la capacità ricettiva della nostra regione. Abbiamo tante sfide da vincere dopo il 10 di marzo, per esempio il completamento della Via Verde riteniamo che sia una priorità, ma insomma davvero si parlava prima di sanità, io ritengo che sia necessario abbattere le liste d'attesa e ridurre la mobilità passiva, ma davvero dobbiamo investire sul nostro territorio, perché il 10 marzo non è un'elezione come le altre, il 10 marzo si sceglie quale regione si vuole per il futuro, e noi siamo convinti che con il professor D'Amico ci sarà una regione che saprà far tornare i nostri giovani a sognare.
Grazie. Il candidato della lista Noi Moderati è Valentino Di Carlo. Buonasera, lo salutiamo. Lista Noi Moderati che sostiene il candidato presidente Marco Marsiglio. Di Carlo, allora, come sta andando questa sua campagna elettorale? Tanto buonasera, direttore. Dunque, la campagna elettorale sta andando bene, nel senso che il tessuto sociale che quotidianamente incontriamo sul territorio sembra rispondere positivamente a che cosa? A quella azione politica che in questi 5 anni il centrodestra ha messo in campo. Messo in campo in diversi settori. Per esempio mi viene in mente una legge quadro sulla cultura che in realtà veniva vociferata, veniva sbandierata soprattutto da quella, diciamo, pseudo-intelligenzia rappresentata dalla sinistra, che però probabilmente poi negli anni precedenti non è stata in grado di mettere in campo in maniera fattiva. Mi viene in mente per esempio una legge urbanistica regionale che si attendeva da 40 anni. Quindi al di là della campagna elettorale e degli spot che fanno parte, fanno il colore, fanno il folklore della campagna elettorale, poi nei fatti i cittadini, nelle case, nelle associazioni, nelle attività quotidiane dell'elettore, riscontriamo, almeno noi in qualità di forza centrista e moderata, riscontriamo proprio, diciamo, una vicinanza, una riconferma di quelli che sono stati i 5 anni di questo centrodestra. È chiaro che quando si governa può sempre esserci qualche criticità, però bisogna nettamente distinguere l'azione pressappochistica che diciamo mediamente è stata messa in campo nei 5 anni precedenti, al contrario di questi 5 anni che invece hanno visto una politica diversa, una politica che si è occupata di macro problematiche, e nei fatti queste macro problematiche sono state affrontate, prese di petto, sono state anche risolte in gran parte, soprattutto, diciamo, su alcuni temi principali di cui probabilmente parleremo al prossimo giro, insomma. Sì, uno di questi temi di cui parleremo già in questo giro, lo avete accennato proprio evidentemente, è uno di quelli su cui i cittadini vi sollecitano di più, è quello della sanità. Nelle ultime sedute del Consiglio regionale è stata approvata la nuova rete ospedaliera regionale. Io vi chiedo anche, nelle vesti di candidati della provincia di Chieti, che tipo di giudizio date su quanto è stato deliberato? Peraltro due dei nostri candidati sono anche consiglieri regionali, anzi capigruppo di due importanti gruppi alla Regione Abruzzo, ed in particolare ci riuscite a spiegare che ruolo dovrà avere la città e l'ospedale di Chieti relativamente a questa situazione ancora non del tutto definita del DEA di secondo livello, il super ospedale che dovrà essere realizzato? Ce ne sarà uno in Abruzzo, ce ne saranno due in Abruzzo, e se ce ne saranno due, quello relativo all'area Chieti-Pescara sarà quello di Pescara o quello di Chieti? Ecco, questa domanda vi voglio proprio sentire, a partire da Camillo D'Alessandro. Ma guardi, intanto a questa domanda il piano sanitario non risponde, in ragione del fatto che hanno immaginato una pluralità di soluzioni per non affrontare la questione del DEA di secondo livello, che secondo me non è, diciamo, la madre delle questioni della sanità. La madre delle questioni della sanità è esattamente la vita reale che accade ogni giorno ai cittadini abruzzesi. E dopo 5 anni, al di là delle scuse della pandemia, perché la pandemia ha bloccato e quindi ha aiutato il sistema sanitario regionale, per esempio sulla mobilità passiva, perché si è bloccato tutto, altrimenti i 103 milioni di euro, 104, che l'Abruzzo paga ogni giorno per gli abruzzesi che vanno a curarsi fuori regione, sarebbero stati molto di più, in ragione del fatto che la pandemia ha bloccato. Però la pandemia ci ha posto di fronte a una grande questione: quando accade un'emergenza, il sistema sanitario regionale è in grado di rispondere? No, tutti i sistemi sanitari regionali sono più o meno implosi, sono andati in difficoltà,
per responsabilità di nessuno, perché era gigantesco quello che stava accadendo. Se oggi però dovesse riaccadere una nuova pandemia, il sistema Regione Abruzzo non è che esce più rafforzato, esce esattamente così com'era, con maggiori difficoltà, perché non si sono fatte scelte strutturali che non ci stanno dentro il piano sanitario, dentro il piano della rete ospedaliera. Che cosa voglio dire? Che se non mettiamo mano alla condizione di vita che ogni giorno i cittadini vedono, io non so francamente, Marsiglio, come faccio a dormire la notte sereno sapendo quello che accade ogni giorno al CUP, quello che accade ogni giorno al pronto soccorso, ai pronto soccorsi in Abruzzo, perché ormai la situazione è diventata non più sostenibile. È necessario, a mio giudizio, invece mettere mano ad una riorganizzazione delle risorse che consenta di aumentare in termini H24 le prestazioni che si fanno, per esempio ambulatoriali, per ridurre le liste d'attesa, specializzando i presidi, facendo in modo che i cittadini non siano costretti a viaggi della speranza nella regione e fuori regione. Antonio Luciani. Io. Facciamo a Francavilla l'ospedale, così evitiamo il problema per Scaraghi. No, a Francavilla vogliamo una casa delle comunità che funzioni. Vogliamo una sanità vicino ai cittadini, un percorso, mi piace dire, partito con l'allora assessore Silvio Paolucci e proseguito con la giunta Marsiglio. A me, continuo a dire, non mi appassionano questi racconti che raccontano una sanità che con Luciano D'Alfonso, con Silvio Paolucci, allora assessore, funzionava ed era splendida. Eravamo in un periodo storico dove gli ospedali andavano chiusi, dove Renzi chiedeva la chiusura degli ospedali. Allora, che cosa vogliamo raccontare ai cittadini? Vogliamo continuare a raccontarci in eterno che gli altri sono i cattivi e che noi siamo i buoni? Oppure vogliamo metterci un po' calmi e iniziare a lavorare sul nostro sistema sanitario nazionale? La pandemia ha mandato in crisi, come diceva giustamente Camillo, tutti i sistemi sanitari delle varie regioni. Non si può dire ma la pandemia è stato un piccolo inciampo. Siamo stati bloccati per 3 anni, ci ricordiamo tutti che cosa è stato quel periodo e che cosa ha dovuto affrontare la nostra sanità. E meno male che c'era quella sanità che ci ha in molti casi ha salvato vita e è intervenuta in maniera pronta e precisa. Le liste d'attesa si stanno smaltendo perché si sono accumulate in quel periodo e pian piano si sta facendo in modo di ridurre queste liste d'attesa. Riguardo alla questione degli ospedali che tu chiedevi, io non la conosco, la approfondirò, però immagino che Chieti Pescara è vivo come Chieti Pescara, come un'unica area metropolitana. Con questo non voglio lanciare nessun appello, non voglio parlare di nessuna fusione, ma anche su questo non si può stare ancora a discutere di servizi che sono distanti 1 chilometro l'uno dall'altro. Che cosa si fa? Una questione di campanile o si fa una questione di servizio per gli abruzzesi? Grazie Paolucci. Allora, intanto, sullo sfondo, votare D'Amico significa dire no all'autonomia differenziata, che rappresenterebbe per l'Abruzzo un taglio catastrofico alla sanità pubblica. Tutto ciò che toglierà l'autonomia differenziata in termini di trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale e Regionale, per chi può, dovrà rimettercelo il cittadino. Noi stiamo passando da una sanità sempre più fondata sulla carta di credito e non su una tessera sanitaria. Questo è il risultato. Quanto ai numeri, nel 2018 le prestazioni ospedaliere negli ospedali pubblici abruzzesi erano 155.000. Nel 2022, ultimo dato a disposizione, fonte Agenzia Sanitaria, direttore nominato dalla Lega e dal governo Marsiglio, 130.000 prestazioni, 25.000 prestazioni in meno. Questo è il risultato di questo governo regionale. Dopodiché la rinuncia alle cure è passata dal 10% dei cittadini che rinunciava nel 2020 al 36% che rinunciava nel 2022. Fonte Istituto Superiore della Sanità. Parliamo di questo governo regionale e del lavoro di questo governo regionale. Non c'è un paragone tra prima e dopo, c'è un paragone tra quando tu ti sei candidato nel 2019 e hai avuto un mandato di governo a quando lasci il governo di questa regione. 25.000 prestazioni ospedaliere in meno.
La rete ospedaliera che è stata presentata a fine mandato, quando di solito si presenta a inizio mandato e si approva come in tutti gli altri governi regionali a inizio mandato, perché non ha la controprova dell'attuazione. Ed è una rete ospedaliera che, avendo reso tutti i nostri presidi ospedalieri uguali e generalisti, non darà risposte efficaci, a partire dal tema del DEA di secondo livello, che non ho che ho posto io, ha posto lo stesso Ministero della Salute del governo Meloni a questo governo regionale, quindi è chiaro che andrà risolto. Per quanto ci riguarda, va risolto con il collegamento che noi abbiamo sempre detto tra i quattro capoluoghi, L'Aquila, Teramo e Chieti Pescara. Questo governo regionale ha pensato altro. Io ritengo che oltre al DEA di secondo livello c'è il tema della specializzazione dei vari presidi per dare un'efficace assistenza sanitaria. Grazie Valentino Di Carlo, noi moderati. Ma dunque, la questione della sanità è una questione molto delicata, quindi io sarei attento a giocare sulla retorica delle parole di chi ha fatto cosa, di chi ha fatto prima, di chi ha fatto dopo. Quotidianamente, parlando con i cittadini, con gli elettori, con coloro che si interfacciano, diciamo, giorno per giorno con la situazione singola, alle volte anche drammatica, di una condizione personale, va fatto un discorso più, diciamo, che tocchi più il cuore più che la pancia dell'elettore. Quindi la questione della sanità va messa sul tavolo in maniera molto diretta e molto chiara. La retorica delle liste d'attesa non regge, perché la politica in questo ha sempre peccato. Si chiami centrosinistra, si chiami centrodestra, ci sono state anche in passato anche delle inchieste finite in un certo modo, però insomma la sanità è un settore molto delicato, quindi se vogliamo dare un segnale ai cittadini sulla questione sanitaria dobbiamo dire le cose in maniera chiara, netta, come stanno. È indubbio che al di là dei nomi e dei cognomi, al di là di chi in quel momento ha interpretato determinate scelte, perché la politica è fatta anche di assumersi delle responsabilità e delle scelte, è indubbio che il centrosinistra ha marchiato questa regione in maniera drammatica, chiudendo, riducendo i nostri ospedali a dei presidi di assistenzialismo spicciolo. Questo è un dato politico su cui nessuno può come dire, controbattere al contrario. Questa amministrazione regionale 2019-2023 poteva fare di più, ma sempre io credo si possa fare di più nel settore della sanità. Tuttavia guardiamo anche alle macro questioni che il governo regionale in questi 5 anni ha affrontato. Si parlava di una legge regionale, diciamo, della riorganizzazione degli ospedali. Beh, è un atto politico che io credo debba essere rivendicato anche ai fini poi della ulteriore legislatura che attende il centrodestra, per quantificare, schematizzare, organizzare e dare voce in maniera dettagliata a quella legge. Quindi, grazie Emanuele Pantalone, Abruzzo Insieme ed amico presidente. Sì, ma io ritengo che il tema del DEA di secondo livello sia assolutamente importante. Il nostro ospedale, l'ospedale di Chieti, ha tutti i requisiti per giocare il suo ruolo, ma c'è un'altra partita molto importante che nel 2027 vedrà monitorata la nostra struttura, ma soprattutto ci sarà un monitoraggio delle scuole di specializzazione. Noi dobbiamo farci trovare pronti a quella data, posto che il nostro ospedale è un ospedale clinicizzato, il ruolo delle università è un ruolo fondamentale, non soltanto per il nostro ospedale ma in generale per l'intera programmazione del nostro territorio. Sulle scuole di specializzazione dobbiamo tornare a quelli che erano i fasti di un tempo, ci vogliono le eccellenze, quelle stesse eccellenze che poi consentono anche l'abbattimento non solo delle liste d'attesa ma anche la riduzione della mobilità passiva, che costa 108 milioni di euro alla nostra regione. Dobbiamo evitare che gli abruzzesi si vadano a curare fuori regione e dobbiamo tornare a essere attrattivi. Ecco, dobbiamo rendere centrale questo concetto, come pure io non escluderei il tema di un'azienda universitaria, perché prima si parlava del tema del DEA. L'azienda universitaria potrebbe consentirci anche di risolvere questa atavica criticità su quelle che poi dovranno essere inevitabilmente delle scelte che andranno compiute, perché è evidente che il tema del DEA di secondo livello è soltanto rimandato.
Quindi dobbiamo veramente fare in modo che il nostro ospedale, che l'ospedale di Chieti, torni a essere quella realtà d'eccellenza che era un tempo. Tuttora permangono alcune eccellenze, evitiamo che vadano altrove, perché quando si parla di ciò che dicevamo prima, no? Della riduzione delle liste d'attesa e della riduzione della mobilità passiva, non lo si può fare soltanto in maniera generica, però poi bisogna anche agire affinché queste ataviche criticità vengano risolte. Il governo Draghi mise tante risorse proprio sull'abbattimento delle liste d'attesa. Io credo che sia veramente un segnale di civiltà abbreviarle, quantomeno affrontare in maniera seria il problema. Grazie Mauro Febbo. Ma a concludere questo credo giro. Che insomma, chi è stato assessore alla sanità stia facendo, siccome non riesce a dare risposte rispetto a un percorso che è stato compiuto, stia facendo solo terrorismo psicologico, parlando sempre di autonomia differenziata in maniera catastrofica rispetto all'Abruzzo e rispetto a cifre che ancora oggi vengono assegnate, perché sulla ripartizione dei fondi non mi sembra che ci sia stato raggiunto l'accordo, mi sembra che invece sopra su quello si stia ragionando sui LEP, e quindi quando il discorso sarà completo allora credo che si possano tirare le somme. Vorrei ricordare a qualcuno che i primi ad essere a chiedere questa autonomia è stato uno tra i primi, è stato proprio il presidente Bonaccini. Quindi mi sembra che insomma, forse si debba rivedere le posizioni. Noi abbiamo fatto uno strumento che si chiama piano sanitario regionale, che qualcun altro non è riuscito a fare. Questa è la realtà. Tre volte chi ci ha preceduto, cioè D'Alfonso Paolucci, è venuto in consiglio regionale per approvare il piano sanitario regionale, per modificare il famoso decreto commissariale 79 del 2016, quello che ha massacrato la sanità abruzzese, quella che ha chiuso la sanità abruzzese perché Renzi e la Lorenzin ordinavano le chiusure. Tre volte è stato battuto in consiglio regionale. Noi con molte difficoltà, perché chiaramente sul tavolo di monitoraggio ci dovevamo confrontare non solo col Ministro della Sanità, con il Ministero della Sanità, ma anche con il Ministero dell'Economia, siamo riusciti invece a presentare uno strumento di programmazione che spalma la sanità su tutto il territorio. Noi diciamo che il DCM 70, il famoso decreto Lorenzin, va modificato, perché il problema è quello: in una regione così piccola come l'Abruzzo non si può pretendere di avere un DEA di secondo livello. Ecco perché noi ne abbiamo fatti quattro, perché sono DEA di primo livello con funzioni di secondo livello. Ecco perché noi abbiamo spalmato su tutto il territorio una rete di assistenza urgenza che credo dia delle risposte. Chiaramente ora attendiamo gli atti aziendali. Grazie, noi ci fermiamo per la prima delle nostre pause, tra poco torneremo in studio con un altro giro di domande e risposte. In linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio con i candidati di 6 delle 12 liste in competizione per le regionali nella circoscrizione provinciale di Chieti. Un nuovo giro di domande e risposte. Partirei da un tema che voglio introdurlo proprio nella provincia di Chieti, parlando con i candidati di Chieti, perché qui si tratta di una delle attività più rilevanti dell'economia del territorio, vale a dire l'agricoltura. Sono state settimane di grande mobilitazione, lo sono ancora, da parte degli operatori del settore primario. Veniamo fuori da una stagione molto difficile per calamità naturali, per questo settore. Il Consiglio regionale si è più volte anche occupato della loro protesta. In queste ore anche a Bruxelles abbiamo visto ulteriore escalation della mobilitazione da parte del popolo dei trattori. Ecco, in Abruzzo e in particolare in provincia di Chieti la crisi è particolarmente sentita. Per questo vi voglio chiedere intanto come è stata affrontata finora dalla Regione e poi soprattutto che cosa farete voi se eletti, perché sull'agricoltura le regioni hanno una importante quota di competenze. Inizierei con Antonio Luciani. Io, come ho detto prima, sto effettuando un ascolto e questo settore mi è molto caro, anche perché è una forza trainante della nostra provincia, anche della mia città di origine, che è Francavilla, come sapete, e ho riscontrato una serie di
problemi che poi hanno condotto a proteste importanti che partono dalle politiche comunitarie ai problemi legati alla siccità e quindi al fatto che ci sono aziende amiche con le quali ho parlato che hanno visto ridotto a zero, sono viticoltori, la loro produzione in un'annata perché facevano il biologico e non hanno potuto affrontare neanche questa, diciamo, questa emergenza. Quindi i problemi sono tanti, vanno sicuramente supportati, bisogna garantire nei confronti di queste aziende un accesso innanzitutto più semplice e più agevolato verso un credito che li possa diciamo, supportare in questi periodi. Dopodiché la Regione Abruzzo dovrebbe assolutamente agire dal punto di vista dei problemi pratici, abbiamo il problema dell'irrigazione, abbiamo dei consorzi che assolutamente non funzionavano prima e non funzionano ora e c'è stato un forte investimento della Giunta Marsilio che però deve essere ancora attuato sul tema. Quindi un supporto, diciamo così, verso queste aziende che sentono molto distante sia la Regione sia la comunità europea e oggi non riescono più a sopravvivere come un tempo. Io vi ribadisco, chiedo scusa per la voce, ma sono un po' in difficoltà per questo motivo. Grazie. Camillo D'Alessandro, che peraltro svolge l'attività vitivinicola anche a livello professionale, quindi conosce bene l'entità di questo problema. Ma la mia realtà è molto piccola e ha tutti i problemi tipici delle aziende che cercano di affacciarsi al mercato, però qui c'è il problema che è una precondizione. Intanto i fenomeni naturali saranno sempre più incidenti nella vita e nella dinamica economica delle aziende agricole, qualunque esse siano. La componente della peronospora per quanto riguarda il vino, piuttosto che la siccità per quanto riguarda tutte le agricolture, sono componenti che a mio giudizio torneranno ad essere, come dire, costanti e quindi va attrezzato il sistema agricolo con delle forti iniezioni di protezione. C'è però un grande problema che è un grande assente. Non si può dire, come ha fatto il ministro Lollobrigida, forse Antonio Luciani non lo sa e se lo sa non lo dice, gli capita spesso, che quando sono andata una delegazione degli agricoltori al ministro Lollobrigida, la prima risposta di Lollobrigida è stato perché non vi siete assicurati. La seconda risposta è stata: ma avete molto vino dentro le cantine, quindi il danno non c'è stato. E cioè lì hanno avuto un'idea della viticoltura abruzzese completamente sbagliata, non sapendo neanche che cosa era accaduto e come è organizzato il sistema vitivinicolo abruzzese. Dire agli agricoltori vi dovete assicurare, piuttosto dire avete nelle cantine le riserve di vino, non sanno proprio come funziona la vita della produzione che riguarda gli agricoltori, della trasformazione che riguarda le cantine sociali o private e poi della vendita sul mercato. Non sapere questo a me ha ghiacciato il sangue, perché ho detto: che cosa accade al Ministero e come è possibile che al Ministero accada una cosa del genere e come è possibile che la Regione non rappresenti al Ministero esattamente le cose come stanno. Il Consiglio regionale ha affrontato il problema su iniziativa dell'opposizione, si è riusciti a fare uno stanziamento che però sappiamo tutti è uno stanziamento che non allieva minimamente la ferita subita. Si dovrebbe fare un ragionamento molto più grande che riguarda il PSR, che attualmente non è attrezzato per rispondere ai cambiamenti che chiede l'Europa, non ci sono linee di credito a favore degli agricoltori, dovrebbe essere completamente ripensato. Grazie D'Alessandro. Valentino Di Carlo, lista Noi Moderati. L'agricoltura è l'ossatura in generale della nostra regione, ma soprattutto probabilmente della specificità della nostra provincia, della provincia di Chieti. È chiaro che anche qui l'azione politica che fa in campagna elettorale cerca di raggranellare consensi rispetto a una problematica contingente del momento su cui giustamente gli agricoltori cercano delle tutele, cercano delle garanzie. In tutto questo la Regione, appunto nell'urgenza di quel momento, ha messo in campo il massimo potendo in quel determinato, diciamo, settore.
chiaro che è necessario sedersi ad un tavolo e fare un ragionamento a 360 gradi, diciamo in prospettiva. Ad esempio, l'idea che io credo sia la più diciamo vicina, possa essere più vicina agli agricoltori, è una sburocratizzazione diciamo di ciò che li avvicina o li può avvicinare a quello che è il microcredito, cioè quindi la necessità di un'azienda agricola di interagire con banche, con società che si occupano di finanziare il loro lavoro, ma farlo con un'azione di sburocratizzazione. In tutto questo la Regione deve avere necessariamente diciamo un ruolo predominante di mediatore, di interprete di quel settore. Bisogna crederci a quel settore. Io credo che in questi anni, nella fisiologia dell'azione politica della Regione rispetto all'agricoltura, sia stato fatto il dovuto. Poi, mi ripeto, nella contingenza del momento, giocare sulla criticità che giustamente gli agricoltori stanno vivendo in questi mesi, credo sia anche diciamo, poco corretto, forse poco sportivo da un punto di vista politico. Quindi l'azione è questa, cioè creare una condizione di sburocratizzazione ai fini di un progetto dei prossimi 5 anni. Ma nell'attività del momento la Regione Abruzzo ha fatto ciò che poteva fare. Grazie Silvio Paolucci, Partito Democratico. Ma allora voglio essere molto chiaro, in caso di vittoria di D'Amico, noi giorno 11 togliamo i fondi a RCS, al Festival dei Cartoni Animati, al Napoli Calcio e li diamo a disposizione dei nostri viticoltori e della nostra agricoltura. Noi presentammo a luglio un disegno di legge di 25 milioni di euro per una media di 1000 euro a ettaro vitato colpito dal tema della peronospora, come ricordava anche il collega D'Alessandro prima. La risposta è stata che si sono presi quei fondi per fare ben altro. Poi si è trovato, dopo un lungo agire delle opposizioni, e non solo delle opposizioni, delle associazioni di categoria, una mezza risposta. Io ho detto, e le ho detto anche al settore primario e ai viticoltori, che quei fondi non sarebbero arrivati per marzo, e tant'è, perché hanno deciso di finanziare altro. E un'altra cosa che cancelleremo sono quei fondi a pioggia di fine anno, perché tra gli agricoltori, i viticoltori e il trasporto pubblico in quel modo possiamo finanziare cose e obiettivi molto più importanti. È ovvio che l'altro tema reale è che a Roma c'è stata una pessima rappresentazione del problema, perché se tu dici al ministro Lollobrigida, a partire dal nostro presidente e dal nostro assessore all'agricoltura, che ti potevi assicurare che qui i nostri agricoltori e i nostri viticoltori non sono stati in grado di dare i trattamenti, che qui lo facciamo tutti come secondo lavoro e che i nostri silos sono pieni, è evidente che le risorse qui non sono arrivate e magari i kiwi e le pere sono state ristorate. Questa è la differenza. Poi c'è ovviamente un tema di programmazione rilevantissimo, ma intanto dobbiamo garantire che i costi di produzione quest'anno siano in qualche modo ristorati, e questo è uno degli obiettivi. C'è anche le questioni relative alla programmazione dei fondi europei e la sburocratizzazione. Aggiungo io a un'assistenza tecnica che non c'è più, perché al tempo il governo cancellò l'assistenza tecnica in questa regione, che in ragione anche del futuro di un'agricoltura di precisione che deve trovare una risposta più adeguata ai cambiamenti climatici, è molto molto rilevante e significativa. Vogliamo vedere un'assistenza tecnica e persone che dalla regione si sporcano le scarpe, gli stivali, e vadano tra i nostri agricoltori sul posto, sul lavoro, per dare assistenza. Grazie. Mauro Febbo, Forza Italia. Ma Paolucci e D'Alessandro raccontano una storiella a modo loro. La realtà è un'altra, che è stato complicato andare a determinare il danno, perché bisognava dimostrare che quel danno non era assicurabile, altrimenti Bruxelles non ti dà la possibilità di intervenire come aiuti di Stato. Questa è la realtà, altro che le storielle che loro hanno raccontato. L'ufficio tecnico è stato smantellato, il Dipartimento Agricoltura è stato smantellato, e lo sanno tutti gli agricoltori da
Dino Pepe e da, Luciano D'Alfonso. Addirittura fece un prepensionamento, mandò via 387 periti agrari. Questa è la realtà purtroppo del Dipartimento Agricoltura che tutti quanti conosciamo. Noi abbiamo fatto a piccoli passi un approccio, così come abbiamo detto al mondo agricolo, il mondo agricolo infatti ci ha sostenuto, abbiamo fatto una prima delibera, un primo intervento di 5 milioni ad agosto, abbiamo aspettato che ci fosse la determinazione del danno, cioè la quantificazione del danno quando si fa il 15 dicembre, quando si fa il conferimento alle cantine. Una volta che è stato determinato il danno in 220 milioni, abbiamo detto al governo il danno è 220 milioni, 18, altri 12, 7,50 ce li mette la regione, 5, arriviamo circa a 18, adesso il compito è tuo. Il governo sta lavorando, non è vero che è stato pagato il danno delle pere e dei kiwi, perché c'è un fondo che al Ministero, al Governo nazionale è di soli 300 milioni per i nostri danni in agricoltura abruzzese, per l'Emilia, per il kiwi, per le pere. Abbiamo detto tutte e cinque le regioni che quel fondo non va bene, perché così all'Abruzzo toccherebbe solamente 42 milioni, tutte le regioni hanno detto dobbiamo arrivare a 800, stiamo lavorando per portare quel fondo a 800, così in Abruzzo verranno stornati 82 milioni più i 18 che ha messo la regione, diciamo che con 100 milioni riusciamo a recuperare. A fianco a questo, chiaramente, dobbiamo fare una politica diversa, ma il problema è, giustamente, come stanno mettendo in evidenza il mondo agricolo, è il Green Deal che sta portando avanti questa benedetta comunità europea. La famosa maggioranza Ursula, cioè questa accozzaglia tra centrodestra e centrosinistra che dà spazio a questo Green Deal, ha prodotto i danni che oggi gli agricoltori stanno rivendicando di non più sopportare. Grazie. Manuel Pantalone, lista Abruzzo Insieme da Amico Presidente. Ma in questi anni da assessore di Chieti abbiamo effettuato insieme all'amministrazione tutta un ascolto fattivo di quelle che sono le esigenze e le criticità del comparto. Sta di fatto però che nella contingenza che purtroppo si è verificata, dobbiamo dire in maniera chiara che i costi di produzione vadano assolutamente ristorati, e lo dobbiamo dire con fermezza, ma poi va effettuata una programmazione diversa. Gli agricoltori chiedono questo, chiedono comunque un sostegno per tutto quello che afferisce agli investimenti, anche in termini di attrezzature, di ammodernamento anche delle aziende agricole, perché occorre che siano competitive. Ecco, io credo che si sia agito tardi e probabilmente si sia agito anche male. Molto di più si può fare in termini di investimenti, ma anche in termini di ascolto, perché il comparto agricolo per la nostra regione è assolutamente una risorsa. Quando parliamo di valorizzazione delle eccellenze, parliamo di valorizzazione poi di prodotti che devono rappresentare e incardinarsi dentro il brand Abruzzo, però lo dobbiamo fare non soltanto con buone idee e buoni propositi, ma con azioni concrete e tangibili. Quello che faremo dopo il 10 di marzo insieme al nostro presidente Luciano D'Amico. Grazie. Analogamente a quello dell'agricoltura, c'è un altro tema che ha una rilevanza regionale, perché ricordo, voi sarete ovviamente eletti in provincia di Chieti, ma dovrete un po' rappresentare tutta la regione, come giusto che sia, che è quello dello sviluppo industriale, in particolare dell'automotive, che in particolare però in provincia di Chieti ha un suo impatto maggiore. Vi chiedo, ecco, la regione che tipo di politiche deve fare nel sostegno di questa fase così veramente delicata della transizione energetica anche nei veicoli. L'Abruzzo non ha avuto grandi problemi con Stellantis, perché il segmento dei veicoli commerciali leggeri ha retto a tutte le situazioni negative degli ultimi decenni, però è chiaro che si va verso un cambiamento dei motori. Ecco, che cosa bisogna fare? Io immagino soprattutto rispetto ai temi come la formazione, rispetto ai temi come il sostegno e anche e soprattutto le infrastrutture per trattenere questo polo che poi è la gran parte del polmone economico-industriale della nostra regione in Val di Sangro. Mauro Febbo.
Noi sullo sviluppo economico, insomma, abbiamo già, come ricordava il direttore, abbiamo già fatto e dato delle risposte, perché mi sembra che tutto sommato in Abruzzo la crisi abbia retto abbastanza bene, l'Abruzzo abbia retto l'impatto abbastanza bene. Ci abbiamo scommesso sulle infrastrutture, abbiamo dedicato tanto alle infrastrutture, dall'aeroporto ai porti, alla rete ferroviaria, investimenti importanti. Adesso abbiamo i fondi di sviluppo e coesione, che sono lo strumento per il riequilibrio. Su quello stiamo scommettendo molto, perché aiutiamo il sistema, lo sviluppo economico, con interventi anche diretti, cose che prima non era stato fatto. Abbiamo previsto decine e decine di milioni di euro di interventi per quanto riguarda, per esempio, la manutenzione, che sono 30 anni che non si fa all'interno delle aree industriali. Abbiamo previsto soprattutto sostegno alle grandi aziende che non hanno diritto di accesso sugli strumenti europei per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda soprattutto la ricerca. Ci sono finanziamenti diretti, che è quello che ci chiede soprattutto la grande industria, diretti alla ricerca, mentre abbiamo i fondi europei che sono diretti invece alle piccole e medie aziende. Di pari passi stiamo accogliendo quelle che sono le richieste del mondo industriale. Penso a quello che è stato fatto a Saletti: finalmente abbiamo risolto e quindi appaltato i lavori per il famoso collodoca. Abbiamo sbloccato il porto di Vasto, rendendolo da regionale a porto nazionale, e questo ti dà la possibilità dei grandi investimenti. Infatti subito 25 milioni per l'allungamento del Molo Sud. E tra l'altro questo va proprio in virtù di quella politica europea che ti dicono che devi ridurre l'emissione di CO2 entro il 2030 del 35%, cioè la famosa autostrada del mare, che passa sicuramente per Vasto e per Ortona. Grazie, Manuel Pantalone, Abruzzo Ami e Insieme da Amico Presidente. Ma guardate, quello che occorre fare sia per investire in maniera concreta sul polo industriale di riferimento del territorio della nostra provincia, che è quello della Val di Sangro, e ciò che a Chieti abbiamo compiuto in questi anni, ossia una sburocratizzazione, una defiscalizzazione, soprattutto una capacità di attrarre anche nuovi poli industriali. E poi si parlava dei trasporti e delle infrastrutture, assolutamente sì, sui trasporti. Noi abbiamo un aeroporto che era aeroporto internazionale, che oggi ha perso tratte da e verso l'Europa, ma soprattutto è venuto meno il collegamento con Milano, che ovviamente questo rappresenta una penalizzazione drammatica per il tessuto economico della nostra regione in generale e del territorio della nostra provincia. In maniera ancora più specifica, perché ha tagliato fuori questo territorio dalla Lombardia e da Milano. E beh, noi dobbiamo puntare seriamente sul rilancio dei trasporti, seriamente sul rilancio del nostro aeroporto, che qualche anno fa addirittura viaggiava verso il Canada, aveva dei voli internazionali anche intercontinentali, e oggi non consente a noi abruzzesi e agli imprenditori della nostra regione, ma ai cittadini in generale, neanche di poter andare a Milano e tornare in giornata. Ed era un qualcosa di strategico per il nostro tessuto economico e per le realtà industriali della nostra regione. Puntare nei trasporti significa ovviamente potenziare non soltanto le infrastrutture, ma potenziare le opportunità per la nostra regione e per il suo tessuto economico. Grazie Valentino Di Carlo, noi moderati. Ma intanto giovedì sono andato a Milano con l'aereo da San Buceto, quindi non sapevo di questa, ho appurato stamattina che non ci fossero gli aerei al volo diretto per andare a Milano. Tutto, ovviamente era una battuta, consentitemi una battuta. Per quanto riguarda il settore dell'automotive, è un altro comparto importante che abbraccia e tutela una serie di famiglie, tantissime migliaia di famiglie all'interno della nostra provincia. È chiaro che il ruolo della regione, la regione gioca un ruolo strategico non soltanto, diciamo, nella posizione di investire economicamente o giocare come dire, delle scelte a monte che poi abbiano una ricaduta fattiva e progressiva all'interno del territorio. Gioca anche un'altra partita la regione, cioè quella di interloquire con
grandi aziende come Stellantis o piccole aziende che lavorano come indotto all'interno di quel territorio della Val di Sangro, in qualità di chi possa tutelare sia quindi l'indotto e quindi la piccola industria legata a quella più grande della Sevel, piuttosto che occuparsi magari, non so, di rapporti con Stellantis, per cui bisognerà in un certo qual modo avere diciamo fattivamente un'azione per cui Stellantis non debba andare via, perché purtroppo in passato abbiamo avuto anche il rischio, o meglio diciamo l'allarme, che quel sistema produttivo industriale potesse andare via da quel territorio. Io credo che in questi 5 anni l'azione sia stata questa: progressivamente bisognerà continuare in un'azione sia di costruzione ma anche di rapporti diciamo tra regione e strutture dell'automotive che possano appunto rafforzare e mantenere i posti di lavoro. Grazie Silvio Paolucci, Partito Democratico. Ma intanto l'amministratore delegato ci ha ricordato quello che a noi al tempo ricordò quando c'era Marchionne stesso, quindi al governo regionale. Se io provassi a chiedere, vi ricordate in 5 anni un solo intervento del governo Marsiglio sulle infrastrutture, inaugurato, visibile, raccontabile? Io vi dico che non le ricordo e non lo ricorda nessuno. Hanno trovato 1.400.000.000 sulla ferrovia e lo hanno cancellato. Hanno trovato 50 milioni di euro sul porto di Ortona e lo hanno cancellato. Hanno trovato gli investimenti anche sul turismo, su Passo Lanciano Maelletta, e li hanno cancellati. Hanno trovato 2 appalti già fatti, la Fondo Valle Sangro, e l'hanno fermata per 18 mesi, adesso è ripartita. Hanno trovato l'appalto già fatto per l'aeroporto, Marsiglio va a tagliare il nastro, ma ovviamente sono soldi appalti della vecchia giunta regionale, hanno tolto gli aerei però, adesso avremo un aeroporto più lungo ma meno aerei. Ecco, in realtà cosa bisogna fare rispetto alla salvaguardia dei nostri poli industriali? Come diceva la stessa domanda, investire sulle infrastrutture ed investire sulla ricerca e l'innovazione. Loro ci hanno garantito di salvaguardare i nostri insediamenti, volendo investire anche sulla transizione che noi conosciamo, ecologica, per cui che porterà un'innovazione sulle linee nostre produttive, chiedendo però alle istituzioni di intervenire sulle infrastrutture. In questi anni, nonostante l'abbondanza di risorse, neanche sulle manutenzioni sono riusciti a intervenire, non dico le interruzioni delle reti elettriche che rappresentano un ulteriore costo. Se uno va nelle nostre zone industriali, persino i crateri trova, nonostante le risorse in più, perché vede, le risorse in più sia a livello europeo sia a livello di FSC non sono merito di Marsiglio, sono merito della Brexit, la Gran Bretagna è andata via e quelle risorse sono state ripartite in tutte le regioni d'Europa, compreso l'Abruzzo, e in quelle risorse europee aggiuntive, perché c'è stato un governo e soprattutto un partito che ha fatto cambiare idea all'Europa, quando invece tutti i partiti del centrodestra andavano contro l'Europa. Se era per loro, quei fondi non sarebbero mai arrivati. Grazie Antonio Luciani, lista Marsiglio presidente. Continua a non appassionarmi questo racconto dei buoni e dei cattivi. Intanto volevo fare il punto su una questione. Secondo me la nostra regione ha trovato un equilibrio tra il tema ambientale, della tutela dell'ambiente, e l'insediamento produttivo, e ha trovato questo equilibrio non forse grazie alla politica ma grazie ai tanti comitati che nel tempo si sono spesi per il nostro territorio. Non vorrei ricordare le battaglie contro il polo chimico, ma quelle più recenti ad esempio contro il centro Oli. Perché sto dicendo questo? Perché secondo me un buon amministratore regionale deve innanzitutto partire dal preservare questo equilibrio. Detto questo, bisogna lavorare su infrastrutture, sicuramente continuare a lavorare come sta già facendo ottimamente l'attuale giunta regionale, e bisogna lavorare sulla formazione, come stanno dicendo i miei colleghi oggi qui presenti, per far trovare le condizioni affinché il nostro polo industriale possa, diciamo, effettuare quella riconversione che ormai avviene a livello mondiale, sta avvenendo a livello mondiale. Io sono sicuro e certo che l'Abruzzo riuscirà a vincere anche questa sfida, e riuscirà a vincere la sfida nel rispetto, come ho detto più volte, anche del nostro territorio.
Grazie. Camillo D'Alessandro, Riformisti e Civici. Ma io mi rendo conto che quando non si vuole entrare nel merito si dice non mi appassiono, ma argomentare sulle questioni, a differenza di come fa Antonio Luciani, lo sto richiamando perché sono tre interventi dove dice io sto ascoltando, non mi occupo, ma non mi appassiona il gioco destra e sinistra. Qua non c'è nessun gioco, qua ci sono vite delle persone, casomai stai giocando tu passando da sinistra a destra e ogni volta cambi opinione sulla base di ciò che ti conviene nel momento specifico. Qua stiamo parlando di investimenti. Come disse il deputato PD passato. Non possiamo interrompere, casomai risponde dopo. Io sto sempre al centro-sinistra, tu da sinistra sei passato a destra. Ti sei candidato alla segreteria regionale del PD, ti sei candidato a presidente regionale del centro-sinistra e questa cosa, diciamo, vieni qua a dare lezioni. Te lo voglio dire perché nel merito delle questioni non dici una cosa. Qui stiamo parlando di investimenti. Mauro Febbo ha elencato una serie di investimenti: Porto di Ortona, Porto di Vasto, finanziati al master plan del governo Renzi. Ti è chiaro o no? Il Collo d'Oca, l'investimento incontrato a Saletti, finanziato al master plan del governo Renzi, barra D'Alfonso. L'allungamento della pista aeroportuale finanziato sempre da quel master plan, e quel giorno al master plan dove si fermavano i soldi per l'Abruzzo c'eri pure tu con la fascia tricolore, oggi fai finta di dimenticarlo. Allora cominciamo a dire le cose serie. In Abruzzo c'è stata una stagione di risorse che sono arrivate, non 750 milioni, ma il master plan cubava e cuba 1 miliardo e 600 milioni di euro a favore dell'Abruzzo. Il nuovo atto con la Meloni vale 1 miliardo e 300 milioni. Punto, di questo si tratta. Di questo miliardo e sei alcune cose sono partite e sono state inaugurate giustamente da chi ci si trova adesso, altre cose sono state definanziate. 35 milioni di euro al Porto di Ortona sono state definanziate e portate altrove. 20 milioni sul bacino sciistico di Passo Lanciano sono state definanziate e portate altrove. Quasi 50 milioni per il bacino irriguo del Fucino sono state definanziate e portate altrove. Altro che non entrare nel merito, perché se no altrimenti qua i cittadini pensano che c'è qualcuno che guarda l'altro e gli altri si sporcano le mani. No, noi ci sporchiamo le mani perché c'è qualcosa da raccontare, perché è frutto di un lavoro, a differenza di chi si mette sul ponte e guarda gli altri con una sorta di ego esponenziale, ma invece c'è stato chi ha lavorato sulle questioni e chi ha guardato. Va bene, andiamo adesso all'ultima fascia pubblicitaria, poi andremo agli appelli conclusivi dei candidati. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio per la parte conclusiva della nostra tribuna elettorale. Durante la pausa pubblicitaria ci stavamo facendo un po' i complimenti a vicenda perché siamo stati tutti nei tempi, e su questo io ringrazio naturalmente i partecipanti a questa tribuna per aver avuto risposte, anzi persino più brevi del tempo a loro disposizione. E per premio adesso gli darò anche qualche istante in più per poter fare quello che nelle tribune elettorali è solitamente l'appello finale, perché insomma ci siamo qua. Si mancano 10 giorni, e in questi 10 giorni, pur non potendo citare i sondaggi attuali, ma ricordando quelli che ci sono stati fino a quando è stato possibile, il tema sul quale penso tutti siate d'accordo è quello di convincere coloro che per ora non hanno la minima intenzione di andare a votare in Abruzzo. E questo è un tema su cui probabilmente si decide la partita, può essere. Per questo io vi do questo spazio, questa opportunità, soprattutto per parlare con coloro che sono disamorati dalla politica, che vivono le loro difficoltà da cittadini senza ritenere che la politica possa risolverle. Allora vi chiedo perché soprattutto loro dovrebbero votare per uno dei due candidati presidenti e perché oltre a votare la vostra lista potete assicurare loro che Marsiglio guiderà meglio l'Abruzzo di D'Amico o viceversa. Il primo a rispondere a questa domanda è Valentino Di Carlo. Dunque, noi moderati. Allora, intanto possiamo dire che il risultato della Sardegna ci consegna una riflessione, che senza un centrodestra a trazione moderata, a trazione liberale, a trazione centrista appunto, non possiamo avere un centrodestra che guardi ai risultati fattivi, perché poi le elezioni per poco o per tanto si devono vincere. Per cui riteniamo che
la nostra lista, la lista di Noi Moderati, vada sostenuta, e cercheremo appunto proprio rispetto a quella riflessione che tutti quanti abbiamo fatto sul fatto che le persone purtroppo tendenzialmente non vorrebbero andare a votare, stiamo cercando di trainare queste persone verso quel voto appunto moderato, centrista, liberale, in cui, diciamoci anche la verità, la provincia di Chieti insomma ha un tessuto abbastanza aperto e nel tempo consolidato. Tutto questo nell'ottica di una coalizione che ha ampiamente dimostrato di lavorare all'unisono con delle liste competitive, rispetto probabilmente alle difficoltà che nel tempo si è visti dall'altro lato, dall'altra parte, per cui io credo che il cittadino e l'elettore debba essere rassicurato dal fatto che la coalizione solida consente un'amministrazione solida nel proseguo dei 5 anni già avvenuti. Questo penso sia una garanzia. Per quanto riguarda Noi Moderati, torno a sottolineare il fatto che la visione centrista è fondamentale per un buon governo, per un'azione di governo finalizzata alla tutela di tutto ciò che abbiamo esposto in precedenza, soprattutto anche per quanto riguarda le necessità da mantenere. Quindi un appello al voto a Noi Moderati e un voto dato appunto a un comparto di centro che rappresenterà il nuovo progetto politico del centrodestra. Grazie Camillo D'Alessandro, lista Riformisti e Civici. Ma intanto un appello a votare chi può garantire il cambiamento in questa regione, per cambiamento lo dico non in termini retorici, cioè riformare dal profondo la regione partendo da ciò che c'è e da ciò che soprattutto deve essere. Ci vuole capacità di prefigurare oltre che di leggere ciò che c'è, ed è Luciano D'Amico. Con Luciano D'Amico non c'è paragone, dai, diciamoci la verità, con Marco Marsiglio per competenza, preparazione, conoscenza del territorio, non c'è paragone. Adesso io credo che invece ci sia un filo comune che lega Sardegna e Abruzzo, ed è l'idea della prepotenza che diventa potenza in capo alla politica romana e alla Meloni. Qui ci troviamo di fronte più o meno alla stessa cosa, la Meloni impone un candidato che poi perde in Sardegna, la Meloni allora e il centrodestra tutto oggi ci impongono ancora una volta uno di Roma che deve fare il presidente della regione in Abruzzo, perché non c'è un abruzzese del centrodestra ritenuto capace, idoneo per rappresentare gli abruzzesi, cioè un abruzzese che rappresenta gli abruzzesi. Basta dire che è di Roma, no, ma il fatto di essere di Roma ha dimostrato di non c'entrare nulla con la nostra regione, niente. Del resto questo giudizio non ce l'avevo io, ce l'avevano molti di noi che stavano qui seduti. Antonio Luciani per esempio è uno di quelli che ha riempito Facebook di insulti nei confronti di Marsiglio, definendolo di Roma, napoletano. Non caccio, ce l'ho qui al telefono, non li caccio quello che diceva Antonio Luciani allora, perché credo che ho poco tempo, però sarebbe simpatico per esempio mandare in rassegna tutto quello che diceva Antonio Luciani solo poco tempo fa di Marsiglio. Qui seduti su 3 candidati del centrodestra, 2 vengono dal centrosinistra, cioè Valentino Di Carlo, assessore al comune di Ortone col centrosinistra, consigliere provinciale col centrosinistra, Antonio Luciani sindaco di Francavilla, e vi aggiungo, detto questa critica, è stato un ottimo amministratore. È stato un ottimo amministratore, ma non c'entra niente con la regione, perché non è riuscito, come dire, a fare la battaglia nel suo campo naturale, dove ha ricevuto tanto e oggi doveva ridare tanto, come sto provando a fare io, ridando tanto. In conclusione vi chiedo, la coalizione è fatta da 6 partiti, ce n'è uno, una lista dei Riformisti e Civici, che può essere la casa di coloro che di volta in volta votano da una parte o dall'altra, puntando su chi si occupa di risolvere i problemi e non di risolverli. Noi vi chiediamo, convintamente vi chiedo, il voto sulla lista dei Riformisti e Civici, che in provincia di Chieti è collocata al numero 3 della scheda elettorale, perché lì troverete la risposta riformista, moderata, di centro. Grazie Antonio Luciani, più volte evocato, lista Marsiglio. Presidente. Mi fa piacere di essere diventato
l'ossessione di Camillo D'Alessandro. No, non ti calcola nessuno. Tu eri quello che non replicava. Non ti calcola nessuno. Non si può replicare D'Alessandro, la prego. Sono diventato l'ossessione di Camillo D'Alessandro che mi cita, come risulterà dalla registrazione più volte. Visto che ho fatto per 10 anni il sindaco e solo quello, non mi sono mai candidato in regione e sono alla mia prima candidatura. Ora questi signori ci vogliono far credere che un Luciano Da in questa regione è la soluzione a tutti i mali. Questo Luciano Da, che sappiamo bene chi è, da dove viene, di chi è figlio, e d'altronde lo stesso racconto che fa Camillo D'Alessandro ce lo descrive. Nel 2019, al termine dell'amministrazione D'Alfonso, gli abruzzesi hanno espresso un giudizio severo nei confronti di quell'amministrazione. Ed oggi che facciamo? Il centrosinistra ripropone la stessa minestra, spacciandola come una minestra che possa essere l'alternativa a una giunta Marsilio che invece si è adoperata bene, che è stata duramente criticata anche da me nel corso, mica rinnego ciò, le critiche, sei stato il primo oggetto del confronto tra me e il governatore, tra Marco Marsilio. Le critiche che sono state avanzate e il riconoscimento del dover migliorare in alcuni settori, e da questo nasce la mia candidatura civica nella lista Marsilio Presidente, da questo nasce una lista civica che non ha retaggio ideologico e che non racconta la favoletta torniamo noi e risistemiamo tutto noi, perché voi, caro Camillo, l'avete già fatto vedere all'Abruzzo cosa siete e che cosa siete stati in grado di fare. Ma infatti D'Alessandro, la prego, le devo abbassare il microfono. Luciani, prosegue. Pazzesco, ho terminato. Torna lui. Luciani, al tempo di cui ha bisogno per poter... Ma il tempo, ripeto, ho terminato il mio intervento, lui vedo che c'è un astio, ripeto, un'ossessione nei miei confronti. Io sono alla prima candidatura, che piaccia o no all'onorevole Camillo D'Alessandro, e che piaccia o no, lui l'ha amministrata questa regione, infatti, ci ha fatto vedere i risultati, ebbene. Se erano buoni risultati, gli abruzzesi ti avrebbero confermato laddove dovevi stare, e invece ti hanno bocciato sonoramente. Ora dove? Vediamo un po' se torniamo sul tema della mia domanda, che era quella un po' relativa agli indecisi. Paolucci, Partito Democratico. Il 10 marzo io chiedo un voto per Luciano D'Amico e il sostegno alla lista del Partito Democratico, per evitare la privatizzazione della sanità, per dire no all'autonomia differenziata che toglierà decine e decine di milioni di euro alla sanità pubblica, per scegliere una sanità più pubblica e meno privatizzata, io chiedo un voto per Luciano D'Amico e per il Partito Democratico. Chiedo un voto per Luciano D'Amico per un trasporto pubblico gratuito, per bloccare, frenare, arginare la privatizzazione del trasporto pubblico che in questa regione si sta portando avanti, tra la vendita della Sangritana e i subaffidamenti delle tratte delle aree interne, per portare di nuovo, come facemmo nel passato, i medici a bordo sui 118 che il governo regionale Marsilio ha tolto e sottratto a tutte le nostre aree interne, per tornare ad investire sulla Via Verde, dove hanno tolto 24,6 milioni di euro dal PNRR, per investire sulle nostre infrastrutture, sulle ferrovie, dove hanno tolto 1,4 miliardi di euro, per tornare a investire sul nostro turismo, io chiedo un voto per Luciano D'Amico e per il Partito Democratico. Chiedo ancora un voto per salvaguardare il nostro patrimonio pubblico, la nostra Via Verde, anche essa soggetta a privatizzazione con l'ultima norma che questo governo regionale ha voluto portare avanti e licenziare nell'ultimo Consiglio regionale. Chiedo un voto ancora per Luciano D'Amico e per il Partito Democratico per i nostri agricoltori. Uno dei primi atti del nuovo governo regionale sarà quello di togliere i fondi al Festival dei Cartoni Animati, a RCS, al Napoli Calcio e darlo ai nostri agricoltori.
Chiedo un voto per Luciano D'Amico perché ama e vive l'Abruzzo, al contrario di un presidente che è stato inviato da Roma all'Abruzzo e che non ha mai amato e rappresentato l'interesse dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Mauro Febbo, Forza Italia. Noi chiediamo un voto per la conferma di questo governo regionale, del presidente Marsilio, soprattutto per i risultati e la concretezza con cui Forza Italia ha portato avanti alcune iniziative, alcune riforme importanti, penso al testo unico sull'urbanistica, al testo unico sul turismo, al testo unico sugli usi civici. Abbiamo soprattutto da portare avanti la rete sanitaria ospedaliera, che noi abbiamo fatto e che vogliamo che sia portata avanti e che colga quei successi e dia quei risultati al cui interno c'è scritto. Noi in 5 anni abbiamo cambiato un modo di gestire la cosa pubblica, peraltro sconfitto del 2019 dagli abruzzesi. Gli abruzzesi credo ci hanno ricambiato con una serie di vittorie in questi 5 anni di cui il centrodestra ha fatto tesoro e soprattutto sul territorio siamo in grado di spalmare. Abbiamo decine e decine di milioni di euro da poter spalmare sul territorio. Lo abbiamo fatto scrivendo puntualmente tutte le tante risorse nazionali ed europee che ci sono state date in più, e non perché è uscita la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna non versa più e quindi non è vero quello che qualcuno ha sostenuto. Il fatto di aver portato avanti quei risultati ci ha premiato, non abbiamo sottratto assolutamente nulla, abbiamo fatto un atto di solidarietà che ci ha chiesto il governo, non il governo di centrodestra ma un governo di centrosinistra, ci hanno chiesto di ridare quei soldi con la promessa di ridarceli, quei soldi non ce li hanno ridati, quel governo non ce li ha ridati, ce li ha ridati il governo Meloni, li stiamo rimettendo sui territori e adesso porteremo a compimento importanti infrastrutture. Noi sul sistema infrastrutturale abbiamo già dimostrato quel che abbiamo colto, ma soprattutto ciò che andremo a fare. Il 1.250 milioni, che sono una realtà importante rispetto ai 750 di prima, vedrete, sono milioni indirizzati allo sviluppo e alla crescita dell'Abruzzo, con interventi puntuali e non con interventi per gli amici degli amici. Grazie, e chiude questa nostra tribuna Manuel Pantalone, lista Abruzzo Insieme D'Amico Presidente. Io chiedo un voto alla lista Abruzzo Insieme D'Amico Presidente, al nostro presidente Luciano D'Amico, perché questa è una lista che si fonda sui principi della politica con la P maiuscola, di amministratori locali come il sottoscritto, come i miei colleghi di lista, che hanno dimostrato di saper fare ciascuno nei propri territori e che oggi si candidano per un Abruzzo migliore. La figura migliore era proprio il presidente Luciano D'Amico, perché rappresenta in cardine in se stesso proprio il valore della società civile, quella migliore, e quello che questa può fare per la cosa pubblica. Rettore emerito dell'Università di Teramo, amato da tutti gli studenti che lo seguono tutt'oggi in tanti incontri pubblici, presidente dell'allora ARPA, una società che era nel disastro economico più totale, l'ha trasformata attraverso la fusione in TUA, ossia quella società virtuosa che oggi parla la sua carriera professionale, umana, accademica. Luciano D'Amico sarà un grande presidente della nostra regione e noi come Abruzzo Insieme riteniamo di essere quella componente civica, moderata, che può veramente dare ai nostri giovani una visione di futuro. C'è bisogno di potenziare le infrastrutture, c'è bisogno di potenziare i porti, c'è bisogno di rilanciare l'aeroporto che deve tornare ad avere voli da e verso l'Abruzzo per collegare la nostra regione e il territorio della nostra provincia con l'Italia, con l'Europa e con il mondo. Dobbiamo veramente dare giovani opportunità di lavoro, intercettando investimenti, ma anche portando imprenditori a investire in Abruzzo, perché la nostra regione deve tornare a credere nel proprio futuro, deve dare forza al proprio futuro, dobbiamo insieme dare forza al futuro dei nostri giovani. Grazie, grazie Pantalone, grazie a tutti gli ospiti che, insomma, a parte qualche momento finale, hanno, insomma, un po' dialogato con i nostri telespettatori per parlare dei loro programmi e delle loro aspettative in vista delle prossime elezioni regionali. Vi ricordo che su Chieti ci sarà, provincia, ci sarà una nuova trasmissione dopodomani alle ore 22, sempre con le altre 6 liste in competizione. Grazie e buon proseguimento di serata. Arrivederci.